Allora, primo tempo brillante, ma non si è riusciti a buttare dentro. Poi secondo tempo un po' meno. Che devo dire? Il calcio non si riduce più a questo, il calcio si riduce a quello che si è prodotto e non si è fatto. È una partita, secondo me, primo tempo bella da parte di tutte le squadre, ma sicuramente se c'era una squadra che meritava un vantaggio, forse qualcosa in più, era sicuramente la Destino. Poi è normale, quando tu crei tanto, a livello spogliatoio sei ancora solo 0-0. E parti anche il secondo per poter andare. E noi dobbiamo far conto anche con non solo la qualità, anche la condizione fisica. Noi abbiamo andato tantissimo il primo tempo e pian pianino che ci siamo, così, non dico affievoliti, che si sono persi le distanze, abbiamo dato la possibilità al maestro di fare quello che è, di solito fa, possesso palla, ma un dato importante è questo. Allora, il mestre, per la cronaca, e la squadra di tutti e tre i gironi che ha il più alto minutaggio di possesso palla, è la squadra che fa più possesso palla di tutti e tre i gironi. Il Mestre è la squadra di tutti e tre i gironi che fa più tiri in porta. Detto questo, stasera credo che la Triestina abbia avuto la possibilità, 6-7 occasioni limpide per far gol, e abbia lasciato un'occasione nel primo tempo al Mestre. È normale che il risultato poi dopo fa vedere quello che uno vuole andare a vedere, ma noi dobbiamo essere sempre consci che abbiamo a che fare con una squadra che vuole a tutti i costi, soprattutto qui, ma comunque andiamo, fa risultato, e sappiamo anche che è un nostro target che ci portiamo dietro da tanto tempo, prima di tutta la stagione non riusciamo a finalizzare tutto quello che creiamo, e questo danneggia un po', non dico l'immagine, danneggia tutto il lavoro che si fa, ed è un problema, comincia a diventare un problema, perché poi dopo, sai, finché tu crei bene, non fai gol, porti a casa un pareggio, ma nel momento in cui tu fai fatica, diventa anche una cosa abbastanza seria. Ma io sono sempre positivo e propositivo, cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Devo dire che stasera facciamo per 60-70 minuti, c'è stata un'ottima Triestina in campo che ha avuto tutti i costi e c'è il risultato pieno. Poi c'è sempre una squadra che vi ho mostrato cos'è in questo campionato che dice anche la sua. Perciò si sta pagando anche un momento oggettivamente grigio di Arma, e poi non è che quando provi a sostituirlo con tutte buone cose vanno. Guarda, io di Arma avrei un mio pensiero. Arma, anche quando non è bello brillante, è un giocatore che incute sempre il timore degli avversari. Stasera l'ho tolto perché giustamente c'è anche un altro centravanti. È giusto dargli lo spazio che si può venire a creare. Arma, essere sostituito non è una bocciatura. Credo che anche lui, quando viene fuori, è il primo a essere il tifoso di diventare al posto suo. Però sicuramente ci aspettiamo tanto da lui, perché secondo me è il giocatore, è la punta di diamante di questa squadra. È un giocatore che ha dimostrato negli anni di essere un gran giocatore, è un giocatore che ha dimostrato anche qui, per un certo periodo, di essere un gran giocatore. Non si butta, nel calcio è una centrifuga, no? E si continua a buttare via da una prima all'altra tante cose. Bisogna avere anche l'accortezza, la lungimiranza, di avere a che fare con delle persone, sono degli esseri umani, è un momento un po' così di appannamento, ma sicuramente un giocatore che ha dato sempre l'anno quando è in campo, e sicuramente ha ancora l'anno quando sarà schierato in campo nel prossimo anno. C'è un po' un problema, chiamiamolo così, del fatto che i sostituti, quelli che entrano dalla panchina, fanno un po' fatica a dare un qualcosa in più, un cambio di passo alla squadra nell'ultima mezz'ora, appunto dopo che magari hai fatto una buona mezz'ora. Si tratta anche della qualità dei giocatori. Anche io vorrei avere dei giocatori rapidi, veloci. Noi abbiamo davanti Petrella, peccato che stasera, ma sapete che io non parlo mai degli assenti,
se c'era Baricchi per esempio, era un momento che potevamo anche quando ci dovrebbe prendere un altro giocatore veloce che potesse così cambiare ritmo o allungare anche la squadra, perché noi abbiamo giocato, io sono una persona onesta, noi abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti di gran fatica perché proprio le distanze erano lunghe e loro in mezzo al campo avevano più possibilità di giocare rispetto agli altri minuti che abbiamo fatto prima. Però quelli che entro cercano di fare sempre il massimo, noi abbiamo questi ragazzi, voi sapete come la penso, io sono il primo a fare delle reprimende ai miei giocatori quando lo meritano, ma non posso neanche fare delle scene perché si sbagliano dei gol o perché il calcio bisogna sapere, io questo è un pensiero mio, pensiero comunque di gente che fa calcio. Tutti vogliono vincere, ma ogni tanto bisogna guardare anche come una squadra vuole vincere, cosa ha fatto in campo per vincere. Io sono delle partite dove eravamo arrabbiati, tipo per esempio Fano, dove abbiamo prodotto poco, sì, prodotto il campo. E lì è giusto entrare anche a piedi uniti, far capire qual è la rotta da prendere. Ma io sfido chiunque. E anche fuori casa, c'è un giornalista che ci segue, voi se ci seguite anche fuori casa, a me è una cosa che dà anche fastidio che stasera ricevere complimenti e portare a casa pochi punti. Però per la città, per i tifosi, è vero che uno vuole sempre vincere, ma ascoltiamo anche quello che è la gente di calcio può dire. Questo è importante. Noi siamo i primi a voler far sorridere i nostri tifosi. Voi sapeste che due maroni abbiamo quando mettiamo lo spogliatoio e sentiamo gli altri gridare perché vengono al Rocco e portano via punti, no? Come se avessero vinto una Champions. E noi soffriamo di questo. E vorrei che un po' tutti riuscissero a capire veramente cosa si fa. Se noi fossimo una squadra allo sbando, una squadra che subisce, una squadra che... Ma io vengo qua e dico... Allora la legge andiamo, a sfido chiunque a dire una cosa del genere. Poi stasera ci hanno visto tutta Italia, perciò ci sono tantissime persone che hanno visto questa partita e l'unico rammarico che abbiamo è che avendo fatto un'ottima prestazione torniamo a casa. Visto che conosci bene il calcio e purtroppo al di là delle prestazioni contano, no? Non si parla solo di risultati. Sì. Con 3 punti in 5 partite, ti senti un po', cazzo, un po' in discussione? Guarda, in discussione ti ci mettono sempre più gli altri. Io mi sento una persona che fa bene solo, c'è di far bene il mio mestiere. Per capire una persona come lavora bisogna sapere gli allenamenti, bisogna sapere tutto l'iter, come siamo partiti. Però noi siamo abituati a sindacare dopo la partita attraverso il risultato. Io non mi sento in discussione, anche se un mio collega dice sempre, noi non dobbiamo mai pensare più là di un giorno. Il mio collega è importante in questo momento, che ha attraversato anche lui la A, la B, la C e poi è tornato su. Però non mi tocca perché se vedo il lavoro che facevo tutta la settimana rotto sul campo, vuol dire che la squadra c'è di mano, la squadra soffre. Perciò una domanda che è giusto che tu la fai, ma è giusto che tu non hai risposta. Cioè, io proprio assolutamente non mi... Se leggo poco ultimamente, perché c'è poco da leggere. Devo sentire giustamente che qualcuno, ognuno è libero di dire quello che vuole. Io sono una persona che occupa un ruolo che è giusto che devi sentire o non puoi sentire, devi leggere o non puoi leggere, per non sviarti da quello che devi fare. Però continuo a dire, mando un messaggio. Se fosse così semplice, tutte le squadre cambiano. Dovevo cambiare 4-5 addirittura la stessa squadra in un anno. Diamo una scossa. Sento sempre le stesse cose. Fa parte
queste domande, queste risposte fanno parte di un calcio di 100 anni, no? Sono sempre le stesse domande, le stesse risposte. Io non vorrei essere banale, l'unica cosa che posso dire è chi vuole bene la Triestina sa che si era partiti con un'idea, con un obiettivo, l'obiettivo è ampiamente alla nostra portata, non sono altro da fare, c'è solo una strada io, basta la testa, sentire giustamente chi paga il biglietto può dire quello che vuole e noi rispettiamo, chi scrive, mi auguro che possa scrivere con senza malizia, ma con quello che vede, e poi tutti facciamo il nostro mestiere, fatto bene. Faremo dare tanta soddisfazione al popolo di Trieste, che sotto l'aspetto dell'impegno e della voglia di fare, questo non siamo mancati, però poi dopo ci sono dei risultati, i risultati dicono che questo momento ci può essere qualche mugugno, ma noi dobbiamo rispettarlo, andare avanti e lavorare. Perfetto? Grazie a te. E a posto così, lo dici? Vedo? Eh? Va bene. Okay, dopo c'è. Facile lettura. In che senso? No, della partita. Sì, beh, sì, però facile lettura, però poi dopo. Dopo anche a Bolzano è facile lettura. Chi è venuto a Bolzano? Chi è venuto a Bolzano? Però chi non viene a Bolzano e sta seduto da parte, poi dopo può dire quello che vuole, ma bisogna stare sul posto, vedere la squadra, bisogna giocare. Poi sai, ognuno fa il proprio mestiere nel mio di modo. Io ho sempre detto che se faccio l'allenatore non posso parlare con uno che aggiusta i frigoriferi perché nessuno è capace. Però il calcio è un mio mestiere dove tutti possono parlare, giustamente bisogna.